Andrea, qualche minuto fa mi è arrivato assieme al Minion un pacco di Running Warehouse. In realtà potrebbe essere anche Tennis Warehouse, ma hanno aggiunto Total Padel. Non so, adesso dovremmo anche noi iniziare a fare il padel. Dire di andare a giocare a padel, io che adesso sarò più impopolare del solito, lo odio perché credo che sia, come si dice, la costola del tennis, sbagliata, contando che non so giocare neanche a tennis e quindi potrei essere più bravo a padel, però vabbè, non mi fa impazzire come idea. Cioè mi piace solo perché avvicina più gente allo sport, lo Ma adoro. infatti il mio fisioterapista mi ha detto che la gente si sta infortunando giocando a padel, prima giocava a calcetto, adesso gioca a padel. Comunque ti lancio questa scatola di una scarpa super innovativa, di un marchio super innovativo. Sono curioso di capire se riuscirai a indovinarlo. Vediamo, però lancialo, lo tira così, lo È tira. improbabile che tu possa indovinarlo, però io te lo tiro bene. Vai! Lo lancia sempre girando. Sì, e poi assolutamente devi fare in modo di non mostrare il mio indirizzo, non perché nessuno mi debba mandare nulla, ma perché altrimenti lo devo blurrare e di conseguenza ci devo dedicare un'ora in più per farlo. Ma intanto che dici una frase sono riuscito ad aprirlo, ormai sono a livello di pro. A me piace sempre tanto che mi fa aprire i pacchi. Ma non guardare di che colore è la Non l'ho scatola. guardata, ti avevo Ma già la detto. scarpa di che colore è però? Allora Andrea, mi devi dire quanto pesa, di che marchio si tratta e se riesci, ma non credo che ci riuscirai mai, di che scarpa si tratta. Che Quanto ci facciamo che la scopro? scopri il marchio, secondo me è improbabile. No, ti dico anche che scarpa è questa. Vai. Allora, ti dico una roba ormai, qua c'è il baffo. C'è il baffo, bravo, questo ho assolutamente indovinato. La Pegasus 39. È la Pegasus 39, però devi dire di che colore E come è. faccio senza No, appunto, guardarlo? no, però Credo questo. che sia allora quella bianca e rossa che è uscita come primo colore. Non è quella bianca e rossa, però Posso comunque è assolutamente bianca e la puoi guardare. guardarla? Puoi guardare. Mizzega, questa dà fastidio agli occhi con la luce. E non l'avevo neanche visto questo colore qua. L'altro colore indegno è quello nero, immagino, per Quello fortuna. nero non l'ho voluto prendere perché altrimenti mi avresti licenziato, quindi non so come avrei fatto. Allora, questo qua è il tuo numero, quindi adesso vediamo. Io te lo dico che qua infrango la regola, me la prenderò anche io. Se la volevi del tuo numero lo potevamo fare, non è che ci fosse. Ne prendiamo due, lo sai che questa qua è sempre due. Fondamentalmente comunque è sempre una scarpa su cui che vai sul sicuro, tranne qualche modellino che ultimamente l'avevano steccato, però alla fine è una scarpa popolare che fa il suo sporco lavoro, quindi è molto. Poi a me piace comunque correrci insieme. In realtà, Andrea, io volevo aspettare che arrivasse anche le Invincible Run 2 in modo tale che con i costi che ci stanno offrendo negli ultimi giorni potessimo comunque fare la recensione. Vedo che hanno cambiato un pochino il tallone, la mescola è molto più morbida, sembra waffle vecchio, l'hai presa bianca perché arriva l'estate così su di poco. Tomaia bella piena, morbida e adesso appena me lo dici la provo. Per il resto, beh, credo che rispetto al modello prima l'hanno cambiata un sacco perché lo zoom c'è e ci dovrebbe essere dello zoom X o così. Cos'è che è questo? Waffle? Cos'è che è questo materiale qua? Andrea, facciamo una cosa, tu la guardi un attimo, la provi, facciamo 2 minuti di brainstorming e poi dopo ti faccio 3 o 4 domande in modo tale che poi facciamo la prima pre-review di questa scarpa, ok? Vai, io intanto la metto su. Andrea, allora cosa ne pensi di queste Pegasus 39? La prima sensazione qual è? La prima sensazione è che ci vorrei correre perché sia il tatto che comunque poi messa al piede è stramorbida. Ti dico che è strano perché toccando l'interno dove c'è il cuscinetto invece sembra bella dura, durissima. Invece poi messa al piede forse i 65-70 kg la rendono morbidissima. Una domanda, secondo te a livello di tomaia com'è cambiata?
Allora, la tomaia non me la ricordo così tanto, questa qua mi sembra tanto tanto morbida, sicuramente tanto tanto imbottita. Una di quelle tomaie classiche, che non diciamo classiche, ma con qualche cosa del presente barra futuro, perché la parte più esterna comunque con la plastichina leggera leggera. Ma sabato in pista correremo assieme, ti filmerò oppure no? Sabato in pista, se me lo dici, metto su anche il calzino bianco, che con questa qua ci sta una crema. A livello di tallone, come l'hai vista, c'è sempre questo dibattito sul tallone morbido o duro, in questo caso come la senti? Il peggio del peggio l'avevo avuto con la 36, che era quella là verde, te la ricordi, che l'avevo provata in pista forse a Fionda su dei 400, e quella mi dava l'idea di scappare un pochino via. Poi sinceramente sui lenti non l'ho sentita così mancante, ma anzi negli ultimi modelli si è visto è un po' meno buttato all'indietro e comunque un po' più contenitivo, quindi diciamo che è rimasta quell'idea. Fondamentalmente non mi ha mai dato problemi, non l'ho mai sentita, quindi per me va bene così. Invece a livello di flessibilità, che sensazione hai avuto? È cambiata? Io penso che sia comunque molto 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 flessibile. Guarda, sì sì, direi di sì. Questa mescola, che non ho ancora capito cos'è, perché non è, cioè qua c'è scritto Air Zoom, ma è quello, è il cuscinetto interno. Dovrebbe essere, sapevo che ci dovevano mettere dello Zoom X, sicuramente non è Zoom X Premium, direi che sono ritornati, se non al Zoom X non Premium, al Waffle vecchio che c'era sulle altre scarpe, non saprei dirti. Sicuramente non è il React, cioè non mi sembra React, boh. Nei prossimi giorni, Andrea, comunque faremo la recensione completa. Invece a livello di tallone, di stabilità, che sensazione hai avuto e cosa ne pensi, secondo te? È una scarpa stabile? Allora, come scarpa è sempre comunque stata una scarpa relativamente stabile, non stabilissima, perché comunque sappiamo che ci sono le Vomero in casa di Nike o altre scarpe un pochino più stabili. Quella scarpa, ripeto, popolare, che hanno un po' tutti, anche chi si avvicina al mondo del running, quindi con appoggi non eccezionali, non l'ho mai vista cedere così tanto, quindi credo che anche questa non sia da meno. Invece Andrea, a livello di battistrada, che sensazioni hai avuto e cosa ne pensi? I tacchetti cambiano sempre da anno in anno? Sì. Sì, è vero, i tacchetti cambiano, ma fondamentalmente l'idea, quindi quella specie di nido d'ape e il materiale del battistrada, rimangono sempre gli stessi. Potresti comunque riuscire a correre anche con la pioggia, che speriamo non ci sarà dei prossimi giorni, cosa ne pensi? Stavo piegando al contrario, perché vedo che le intagliature la fanno piegare anche al contrario, perfetta. Tanto la tua se la spacco cavoli tuoi. Guarda, la gomma è rimasta quella da 35 in avanti, quella che si consumava di meno. 33-34 hanno quel problema nel battistrada. Fondamentalmente cambia sempre il disegno del battistrada, ma non mi sembra che anche questa non avrà problemi. Spero sinceramente di non testarla sul bagnato, perché è davvero odio correre col bagnato. Andrea, invece a livello di spazio nell'avampiede, cosa ne pensi rispetto ai modelli precedenti? Sembra assolutamente più spaziosa. Premessa che è il tuo numero e ho su delle calze belle imbottite di Nike. Devo dire che per me era abbastanza giusta. Sicuramente dovrei prendere il mio numero per valutare meglio, tant'è che aspetto che tu dica la tua, però mi sembra comunque in generale confortevole, quindi c'è un bello spazio in avampiede, a parte che non ho mai notato quella grande costrizione del piede. Devo dire che comunque mi sembra abbastanza comoda. Invece cosa ne dici dei lacci, che sono cambiati, ogni anno cambiano, in questo caso che sensazione ti hanno dato di primo acchito? Se dovessi andare al negozio, la prenderesti subito oppure no? No, beh, come ho detto all'inizio, le Pegasus le comprerei di default, perché comunque te l'ho detto, dalla 33 in avanti secondo me ha fatto sempre un'ottima scarpa. Ci avevano abituato a degli standard clamorosi con la 33 e la 34, dopo hanno calato un pochino. Credo che con questa abbiano fatto un altro lavorone. 37-38 non mi facevano impazzire come allacciature, questa qua invece mi sembra ottima. Va bene Andrea, ascolta, sabato faremo un primo test in pista, spero di riuscire a correre e di seguirti. So che non siamo stati i primi a recensire in Italia questa scarpa, però comunque alzeremo l'asticella, spero proprio di fare una bella recensione.
La più bella o una bella recensione? So che non ti accontenti, caro. Decideranno gli ascoltatori. Comunque, secondo me, noi conosciamo bene il marchio Nike, conosciamo bene le scarpe di questa azienda, abbiamo testato moltissime scarpe e siamo comunque il canale che fa più recensioni di scarpe. Te prima hai detto che la gente vuole più scarpe e meno prole a podista. Io spero che stavi scherzando, perché ci sono rimasto davvero tanto male. No, ma ogni tanto mi capita di avere dei momenti un po' in cui perdo la testa. Comunque, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Anch'io la domenica sera di solito perdo la testa, Max. Ciao, buona giornata.